Il Comune di Teramo presenta Cultura e Amore, prima edizione. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di un evento culturale a tutto tondo organizzato dall'Assessorato alla Cultura insieme a molti sponsor per la giornata di San Valentino. È una serata diversa che abbiamo deciso di organizzare perché molti cittadini ce l'hanno chiesto, molti cittadini soprattutto attenti al tema della cultura. Quindi sarà un contenitore ricco di emozioni, quindi dove avremo la lettura di alcune lettere d'amore, ci sarà un concorso di lettere d'amore insieme anche alla partecipazione del Museo delle Lettere d'Amore che si trova in provincia di Chieti, poi avremo la partecipazione dell'UNICEF, dell'Istituto Musicale Braga e tanti altri interlocutori. All'interno di questa serata ci sarà anche un percorso guidato all'interno del nostro museo e altre iniziative di carattere culturale che vogliono essere per il cittadino la proposta di una serata culturale diversa, quindi l'invito è aperto a tutti, sia dai più piccoli che dai più anziani, per sabato prossimo dalle 18 in poi. Una prima edizione a cui parteciperà anche l'UNICEF, come? Come? Allora, essendo questa una giornata, il 14 di febbraio, dedicata all'amore comunque, e avendo questo percorso emozionale all'interno del museo, loro gentilmente hanno pensato all'UNICEF, al progetto delle spose bambine, perché questo è un momento particolare dove poter riportare l'attenzione su questo grandissimo problema. E noi dell'UNICEF, intorno all'8 marzo, questa data fatidica dedicata alle donne, riportiamo sempre l'attenzione su questo problema, che invece di diminuire purtroppo aumenta.